Oggi è San Paolo VI. Mi piace ricordare un episodio che rivela la grande devozione di quel Papa verso la Madonna. Il 21 novembre del 1964 tutta la Basilica di San Pietro era piena dei padri conciliari e si concludeva la terza sessione del Concilio Ecumenico. Paolo VI ebbe come un'ispirazione e disse davanti ai padri conciliari: «Dichiaro la Madonna madre della Chiesa». Si alzarono tutti in piedi e fecero un applauso scrosciante. E Paolo VI volle che un altare, qui nella basilica a sinistra della cattedra, venisse dedicato a lei, Maria, madre della Chiesa. Regina del cielo, rallegrati, alleluia. Cristo che hai portato nel grembo, alleluia. È risorto, come aveva promesso, alleluia. Prega il Signore per noi, alleluia. Godi e rallegrati, Vergine Maria, alleluia. Il Signore è veramente risorto, alleluia. Preghiamo. O Dio, hai inondato di gioia il mondo con la risurrezione del tuo Figlio, Gesù Cristo nostro Signore. Per i meriti della sua madre, la Vergine Maria, concedi a noi di giungere ai gaudi della vita eterna per Cristo nostro Signore. Preghiamo il Santo Rosario, meditando i misteri del dolore. Il primo mistero ci porta nell'orto di Getsemani. Gesù sta pregando e sta soffrendo fino a sudare sangue. Mentre preghiamo questo mistero, Dio ci conceda di aprire gli occhi per vedere tutto il veleno che si nasconde nel peccato e per vedere tutta la devastazione che produce in noi e attorno a noi, per arrivare a dire con umiltà: mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato. E sentiremo subito l'abbraccio paterno di Dio che ci concede il suo perdono, sempre pronto. Il secondo mistero del dolore ci mette davanti la scena terribile della flagellazione, ma la vera flagellazione di Dio sono i nostri peccati. E qual è la reazione di Dio? Una reazione di amore, una reazione di misericordia, una reazione di sconvolgente bontà. Attraverso la vicenda sanguinante della passione, Dio ci ha detto con estrema e convincente chiarezza: nonostante i vostri peccati, io vi amo ancora e vi lascio aperta la porta per ritornare a casa. Approfittatene finché avete tempo. Il terzo mistero del dolore ci mette davanti la scena di Gesù coronato di spine, deriso, umiliato, addirittura schiaffeggiato. Pensate, mentre Gesù camminava verso il Calvario, ad alcune donne che piangevano disse: non piangete su di me, piangete piuttosto sui vostri figli. Gesù lo dice anche a noi. Quanti giovani oggi vengono distrutti dalla droga, dall'alcol, dal vuoto di ogni ideale, dal divertimento nevrotico e talvolta satanizzante, mentre la famiglia è assente, è distratta, non è preoccupata di trasmettere ai figli i veri valori della vita. Preghiamo e impegniamoci a dare una vera educazione ai figli, vivendo e indicando con l'esempio la strada giusta della vita. Il quarto mistero del dolore ci presenta Gesù che viene caricato del peso della croce, ma il suo corpo era tutta una piaga, era letteralmente sfibrato. Gesù, durante il tragitto, cede, cade. Viene chiamato un contadino, un uomo di Cirene, affinché aiutasse Gesù a portare la croce. Caro Cireneo, tu porti la croce di Gesù, tu sollevi il patibolo e impedisci che schiacci Gesù. Quale sorte grande hai ricevuto dalla provvidenza! Tu ridai dignità a ciascuno di noi, ricordandoci che siamo noi stessi soltanto se non pensiamo a noi stessi. Tu ci ricordi che Cristo ci aspetta nelle strade, sul pianerottolo di casa, nell'ospedale, nelle case per anziani. Cristo ci aspetta. Lo riconosceremo, lo soccorreremo o moriremo nel nostro egoismo?
rispondiamo con la vita. Il quinto mistero del dolore ci mette davanti la scena di Gesù crocifisso. Gesù aveva detto: quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Ed è vero, dalla croce nasce la maternità di Maria, che attraversa i secoli. Dalla croce nasce la vita nuova di Saulo, un persecutore che diventa discepolo. Dalla croce nasce la conversione di Sant'Agostino. Dalla croce nasce la povertà felice di Francesco d'Assisi. Dalla croce nasce la bontà infaticabile di San Vincenzo de Paoli e di San Giovanni Bosco. Dalla croce nasce l'eroismo di Massimiliano Kolbe. Dalla croce nasce la meravigliosa carità di Teresa di Calcutta. Dalla croce nasce il coraggio di Giovanni Paolo II. La croce è veramente il centro del mondo. Benedetta sia la croce di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. O San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la perfidia e le insidie del demonio, che Dio eserciti il suo dominio su di lui. Preghiamo supplichevoli. E tu, principe della milizia celeste, con la forza divina caccia nell'inferno Satana e tutti gli spiriti maligni che si aggirano nel mondo a perdizione delle anime. Salve, o Regina, madre di misericordia e speranza nostra, salve. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. A conclusione di questo meraviglioso mese di maggio, nel quale abbiamo sentito veramente la presenza materna di Maria, rinnoviamo la nostra consacrazione alla Madonna. O Maria Immacolata, rinnoviamo nelle tue mani le promesse del nostro battesimo. Rinunziamo per sempre a Satana, padre di menzogna, accusatore dei figli di Dio, nemico della nostra gioia. Rinunziamo ai suoi inganni, alle sue seduzioni, alle sue opere e ci consegniamo interamente a Gesù, segno vivo dell'amore di Dio per noi. E per essere più fedeli a Gesù, noi oggi scegliamo te, o Maria Immacolata, per nostra Madre e Signora. A te, come figli, consacriamo la nostra vita, la nostra famiglia, la nostra Italia e il mondo intero. O Maria, disponi sempre di noi, secondo il tuo cuore, e nell'ultimo giorno accoglici tra le tue braccia. Presentasi a Gesù, dicendo di noi, sono i miei figli. Allora esulterà la nostra anima, inizierà il nostro paradiso e sarà un Magnificat a Dio con te, o Maria, Madre nostra Immacolata. Amen. Invochiamo la benedizione del Signore perché entri in ciascuno dei vostri cuori, nei cuori di coloro che ci ascoltano e seguono e pregano con noi, e vi accompagni sempre nel viaggio della vostra vita e sia nei vostri cuori sorgenti di serenità, di pace, anche in mezzo alle prove, sempre attaccati a Dio sotto lo sguardo di Maria. Non bisogna aver paura. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica, vi protegga e vi liberi da ogni male, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita che profuma di Vangelo.
andate in pace.